4, serie B. La prima azione, eccola, è al quarto minuto, c'è un calcio d'angolo di Fan e poi un tentativo di Turchetta ai Bruni, ai quali si è opposto Orsi. Al nono, ecco la Lazio, discesa travolgente di D'Amico e gran tiro di sinistro al lato. Al ventiduesimo c'è ancora D'Amico in evidenza, pescato da Filisetti, libera il destro ma ancora inutilmente. Sei minuti più tardi ci prova il Verona con Bruni, la sua conclusione è alta sulla traversa. Passiamo alla ripresa, al sedicesimo il Verona passa in vantaggio al termine di questa triangolazione Galderisi-Bruni-Galderisi, il tiro del centravanti è però deviato da Bodavini, autogol. Un minuto dopo il Verona avrebbe l'occasione per raddoppiare, ma Orsi respinge il tiro di Panna, favorito da un rimpallo, mentre Galderisi calcia fuori. La Lazio reagisce, prima ci prova Giordano da lontano, Garella devia in angolo, e poi al ventitresimo Giordano si inserisce sull'invito di D'Amico per Laudrup, ma perde il tempo per la conclusione. Al trentacinquesimo ancora pericoloso il Verona sul cross di Fanna, respinto, prova Di Gennaro ma Orsi è ancora bravo, riprende Fanna e tira fuori. Quarantaquattresimo, ultimo assalto laziale interrotto da Garella in uscita. Verona batte Lazio 1-0, linea a Valenti.